il dottor Ignore, presidente della Confartigianato, poi chiediamo subito l'emozione della terza edizione della Pena Latina. È sempre un'emozione come la prima volta, perché comunque ogni volta che si fanno questo tipo di manifestazioni, finché non finiscono, è sempre emozionante, perché ci si ha sempre paura di sbagliare qualche cosa, nella speranza di non sbagliare, proprio vista l'esperienza cerchiamo di non sbagliare. È una manifestazione che più tempo passa, più sta prendendo piede, più viene considerata. Noi ci auguriamo che la gente cominci a recepire che quello che vuole Confartigianato è valorizzare il territorio. Brindisini che lasciano il segno, lo slogan della manifestazione Brindisini Doc, che quando rientro a Brindisi per essere premiati con tanto piacere. Chiunque, comunque, quando viene premato dalla propria città nativa, che è quella che ognuno di noi sente, naturalmente le fa molto piacere, vista l'esperienza delle altre, noi ci siamo resi conto di quanto piacere aveva la gente essere riconosciuta come persona che ha dato un contributo a questo territorio. Cioè, naturalmente l'obiettivo nostro è quello di cercare di stimolare, perché chi ama questo territorio, secondo me, vuole il meglio di questo territorio. Il meglio di questo territorio, molto spesso, c'è, e che poi rimane, diciamo, nascosto, perché a volte non c'è quello stimolo, quella cosa, come diceva giustamente il direttore prima, che a volte non riconosciamo nemmeno noi. È opportuno far capire che in questo territorio c'è gente importante. Io ho avuto piacere di ricoprire proprio la carica di assessore allo sport in un periodo difficile per Brindisi. Avevamo le squadre di basket e di calcio che erano fallite, insomma avevamo un disastro intorno a noi. In questi anni abbiamo tutti, ognuno per il suo ruolo e soprattutto gli atleti per il loro fondamentale ruolo, abbiamo costruito tanto. Oggi abbiamo squadra di basket in Serie A, una squadra di calcio nella serie professionistica, abbiamo tanti altre squadre che hanno migliorato, la ginnastica in Serie A, abbiamo tante rappresentanze importanti e abbiamo anche una Brindisina che obiettivamente non è merito diciamo tanto della città di Brindisi, ma è soprattutto merito suo, che ormai è nella storia del tennis mondiale. Però devo dire, ecco, anche su quello noi abbiamo una tappa importante che abbiamo fatto a Brindisi con tanti sforzi, che è stata quella della Fed Cup a Brindisi, cioè siamo riusciti ad ottenere questi risultati. Questo premio Vela Latina io credo che voglia racchiudere proprio in questa vela tutte queste esperienze. Una bella iniziativa, noi la sosteniamo come abbiamo fatto l'anno scorso con l'amministrazione, e credo che sia anche un momento per riflettere non solo su quello che abbiamo fatto, quello che è stato fatto e chi sono le persone che portano avanti la vela di Brindisi, il marchio Brindisi, ma anche tutto quello che possiamo fare, perché ce ne siano ancora di più. Noi stiamo recuperando con forza l'orgoglio della nostra identità, l'orgoglio di essere brindisini, del nostro popolo. Queste iniziative e sentire nostri questi ragazzi che con i propri sacrifici si sono fatti spazio con difficoltà nel loro ambito ci dà la carica per renderci ancora più orgogliosi di tutto ciò. Il parterre è sicuramente importante, spero che questa iniziativa entri nelle case per far conoscere a tutti cosa abbiamo di bello, ma soprattutto per stimolare tutti quanti noi a smetterla di puntare il dito continuamente, ma questo dito finalmente di alzarlo per fare proposte e collaborare, perché la città è la nostra, la città è quella di tutti. Prima è nata per gioco, è stata un'idea voluta da Giorgio Tricarico che la coltivava da tanti anni, l'abbiamo voluto supportare ed è nata la prima edizione, la seconda è venuta in maniera naturale e il terzo anno diventa una conferma. Spero che questo possa essere un crescendo nei prossimi anni, perché non vi nascondo che comunque raccogliamo tanto consenso dalla gente
che ci dà quella forza di andare avanti e quella grinta per organizzare queste manifestazioni che, tutto sommato, non essendo la nostra attività prevalente, per noi sono veramente uno sforzo e un sacrificio. Un premio che potrebbe anche essere onorato a livello nazionale. Io me lo auguro, potrebbe essere un buon auspicio, potrebbe sicuramente rivelarsi tale se anno per anno acquisisca sempre di più successo che merita. Dipende molto anche dai contributi che noi riusciremo ad avere sia dalle amministrazioni locali, ma non dimentichiamo che è una manifestazione che si sostiene dagli sponsor privati, che noi in primis ringraziamo sempre. Per chiudere, una considerazione personale di Antonio Sull'Oro sul premio Nobel Latino. Beh, è un premio originale, ma rispecchia in pieno la nostra città. La vela rappresenta un percorso, una traghettata verso il Mediterraneo. In una città del mare come la nostra, il premio, secondo me, è indovinato. Io non sono il padrone, io ho cercato di portare il progetto avanti per fare una manifestazione per i brindisini e per tutte quelle menti che purtroppo per tanti motivi devono uscire fuori. Questo è un motivo di questa manifestazione. Quest'anno io ho fatto un discorso con la Confederazione generale, io mi auguro che il prossimo anno crescerà, ci saranno altri partner per farla crescere quanto più possibile, perché questa deve essere la manifestazione dei brindisini. Una sorta di messaggio anche al resto d'Italia, della regione Puglia d'Italia, che essere brindisini fa bene. Va bene, perché i brindisini sono lavoratori, gente intelligente, gente che ci crede nella sua terra, ama la sua terra, però certe volte la fame, la disoccupazione, tante vicissitudini del passato li porta ad andare fuori, perché anche loro hanno una bocca e la devono sfamare. In 3 anni di manifestazione, La tua considerazione personale sul premio Vela Latina? Una manifestazione che è cresciuta, il premio Vela Latina, che adesso si può chiamare Vela Latina, quando si può chiamare proprio con un altro nome, è sempre organizzato da noi, lo porto in giro per l'Italia, negli amici Rai, negli amici Mediaset e tutti i più grossi impresari d'Italia. E così cresce la manifestazione, poi sono i media che ci andranno a cercare a noi. Non c'è due senza tre, che lo diciamo come slogan anche per partire con la selezionesse per questa 3ª edizione della Vela Latina, che ti vede ancora una volta presentare, questa volta insieme a un'altra madrina di eccezione come Chiara Dottoressa. Non c'è due senza tre, soprattutto per la Confartigianato, che ci sia io o non ci sia io poco importa, è chiaro che c'è bisogno di un conduttore e di un presentatore e quest'anno ce ne sono due, con Chiara che condurrà con me questa 3ª edizione del premio alla Vela Latina, anche per la conferma della voglia di crescere. Se facciamo una riflessione su questo, più personaggi esterni e di spessore nazionale vengono coinvolti, più è garantita la crescita della manifestazione sul piano della qualità, della considerazione e della notorietà. Io penso questo e quindi siamo felicissimi di avere con noi anche Chiara. Dal punto di vista della tua conoscenza del territorio, quanto può valere una manifestazione di questo genere a livello prima di tutto regionale e poi nazionale? Vedi, la mia età, che certo non è quella di un giovanissimo presentatore o giornalista, e la mia esperienza mi consente di ricordare un caso in particolare, il premio Cervo, che era organizzato dal Club Amici di Brindisi, che io ho condotto per 11 anni almeno, e quindi è stata un'esperienza bellissima che ha raggiunto anche livelli di risonanza nazionale, per cui posso soltanto augurare che anche nel caso della Vela Latina, così come per il Cervo, funzioni in questa maniera. Per chiudere, un'altra considerazione personale sul premio. Il premio, come ha sottolineato il presidente Antonio Ignone, conferma l'impegno della Confartigianato, che
che raggruppando le aziende ne segue la crescita, il che in buona sostanza significa la massima attenzione al tessuto produttivo e al tempo stesso sociale del nostro territorio. Chissà se domani non ci sarà la premiazione della Nazione Celeste per il primo ad aver condotto la Velatina. Spero fra una trentina d'anni, Nico. Di base veramente molto legata a questa terra, ci portava mio papà quando ero piccolina, ho lavorato molto da queste parti, l'ho girata veramente tutta, da Lecce, Gallipoli, sono stata ad Alberobello, veramente dappertutto e adoro questa terra, dicevo prima anche grazie al cibo che mi ha fatto innamorare di certo, i vini che avete voi da queste parti che sono fantastici e poi dei paesaggi incredibili, quindi mi sento fiera di poter partecipare, di essere la madrina e di presentare questo spettacolo domani sera. Entrando nel particolare con le premiazioni, che tipo di categoria ti interessa più le altre? Beh, io da 10 anni che faccio questo lavoro ho presentato molti programmi musicali, che è una delle mie più grandi passioni, la musica, quindi sono molto legata a questo, sia nella musica prettamente pugliese, devo dire, che mi piace molto, la trovo molto calda, sia di poi quella che si è trasformata in musica commerciale o moderna, insomma, ma sempre partendo dalla Puglia. E poi naturalmente lo sport, che è l'altra delle mie passioni. Io vabbè sono un po' estrema, faccio paracadutismo, faccio snowboard, ecco, che forse qui in Puglia non c'è molto. C'è molta neve. Esatto, non ci sono, però insomma potrete sci nautico, ecco, ne ho fatte un po'. E quindi ecco, mi sento un po' più pronta ad affrontare queste categorie piuttosto che le altre o la politica, insomma, su cui non mi sento così pronta. Una manifestazione che comunque spazia, dicevamo, anche ci saranno anche momenti di divertimento, di musica. Hai pensato a qualcosa in particolare per domani o hai una sorpresa? Ci saranno delle sorprese, a partire dal mio look fino a quello che succederà durante la serata. E per quanto riguarda invece il tuo giorno a Brindisi, sei qui da poche ore, come ti sembra la città? Guarda, ero già passata a Brindisi, ma in poche ore di tempo sono già riuscita a vedere delle cose che non avevo notato, che comunque forse mi erano sfuggite nei miei precedenti viaggi. Anche solo il posto dove siamo in questo momento non c'ero entrata e ho visto delle cose molto belle a partire da questa colonna romana, che è veramente molto affascinante da vedere dal vivo, e tutti gli scavi che ci sono giù. Il Teatro Verdi, una bellissima piazza. Per chiudere una considerazione, te la richiederemo anche domani, perché a manifestazione fatta avrai un'idea migliore, però sulla vera Latina, che idea ti sei fatta? Guarda, ho visto delle persone veramente appassionate, per ora sto vedendo tutto quello che c'è intorno, tutto quello che ha creato l'evento in cui sfoceremo domani. Grande passione, grande organizzazione, e quindi di certo sarà un bello spettacolo.